io sto pensando, maturando la cosa che noi forse i libri li abbiamo scritti poco e bisogna scriverne ancora. Che noi abbiamo assistito, sappi, venerdì scorso, noi ogni anno andiamo a ricordare la strage di Isola del Liri, dove furono ammazzate, adesso parlo di 700 persone nella chiesa di San Lorenzo, a dire una messa. Per ricordare i tragici eventi del 799, dove i francesi in tutto il territorio del regno hanno disegnato morte, stupri, saccheggi, il Louvre, buona parte del museo del Louvre è composta da tutte le ricchezze che hanno saccheggiato qua giù. E ogni anno andiamo via Isola del Liri, dove c'è una comunità che onestamente è indifferente a queste cose, quasi infastidita. Quest'anno è successo che praticamente, dopo la messa che abbiamo detto, hanno organizzato un convegno di un centinaio di persone dentro la chiesa. E la cosa che mi ha lasciato senza parole è il fatto che stavano quasi giustificando i loro capricci. Quindi io penso che stampare un libro come questo, che è il... E la, no, non c'era è il numero uno di una collana in cui noi vogliamo pensare di cominciare a trattare i fatti del 1799. Questa collana è diretta da Fernando Riccardi e noi come associazione di Italia Alta Tale di Lavoro ci prestiamo a cercare di poter ristampare più libri possibili portando alla luce questi fatti che noi cercheremo sempre di fare attraverso i documenti d'archivio. Questa è una copia anastatica che già è stata fatta altre volte la digitalizzazione di questo testo, ma noi abbiamo restaurato questo testo grazie al tipografo Francesco D'Amato dei Paesi Vesuviani, adesso il nome del paese non ricordo, però sta vicino il Valico di Chiusi, vicino a Corbara. Vicino alla strada di Corbara. Abbiamo ristampato in maniera anastatica anche le titoli, perché quando si fanno testi riportando gli archivi, le copie anastatiche di quel periodo, le opinioni lasciano il tempo che trovano e c'è l'oggettività. Poi se possiamo essere d'accordo o non possiamo essere d'accordo. Però nel momento in cui io non sono d'accordo, mi assumo la responsabilità di dire sono d'accordo con il saccheggio che hanno fatto i francesi. Allora va bene. Sei d'accordo che è stato il prezzo da pagare per poter arrivare al terzo millennio? Allora ti assumi la tua responsabilità. Ma non mi puoi dire che è successo perché hanno sparato al parlamentare che andava a parlare. Quindi le opinioni sono ben diverse. È ovvio che quando veniamo qui a Mignano Montelungo noi non possiamo non avvalerci della consulenza storica, della scienza siciliana che con cui affronta i temi storici e culturali del professor De Luca, a cui lascio. Buonasera.